Opzione donna, prorogata la pensione anticipata anche per il 2024, ma cambia sia l'età anagrafica sia quella contributiva. Perciò vediamo tutti i requisiti nel dettaglio. Radio UCI Focus. Come sappiamo, già dallo scorso anno erano state apportate delle modifiche ai requisiti. Perciò, con la circolare numero 59 del 3 maggio, IMSS fa un breve riepilogo introducendo dei nuovi cambiamenti. Per prima cosa può accedere a opzione donna la lavoratrice dipendente o autonoma che si trovi in una di queste condizioni. Numero 1. Al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno 6 mesi, svolge assistenza al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap grave, oppure un parente o affine di secondo grado convivente nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano più di 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Numero 2. Soffre di una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74%. Al numero 3 è una lavoratrice licenziata oppure dipendente in un'azienda in cui è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Ma i requisiti non finiscono qui. Infatti, oltre a una di queste condizioni, la lavoratrice, sia dipendente che autonoma, può fare domanda se ha raggiunto almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023. Poi il requisito anagrafico scende di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni, quindi 60 anni se la lavoratrice ha un solo figlio e 59 anni se ha 2 o più figli. Ma attenzione, perché solo se si appartiene all'ultima condizione, e cioè se si tratta di una lavoratrice licenziata o dipendente in un'impresa in crisi, allora si può accedere a opzione donna con 59 anni di età a prescindere dal numero di figli. Per quanto riguarda l'inizio del trattamento pensionistico, IMSS spiega che per le lavoratrici dipendenti la pensione parte dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, mentre le lavoratrici autonome dovranno aspettare 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. L'importo della pensione invece per entrambe le categorie sarà pagato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. In ultimo, nella circolare 59, l'Istituto chiarisce il funzionamento di opzione donna per le lavoratrici licenziate o dipendenti in aziende in crisi. Come prima cosa, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve essere attivo dal 1 gennaio 2024 in poi. Nello specifico, per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo risulti attivo già al momento della domanda di pensione, mentre per le lavoratrici licenziate è necessario che il licenziamento sia avvenuto tra la data di apertura e di chiusura del tavolo. Ma allo stesso tempo, la lavoratrice non deve avere iniziato un altro lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il licenziamento. E per ora è tutto, al prossimo Focus!